Un uomo di San Martino in Pensilis in carcere e un altro di Santa Croce di Maiano ai domiciliari per due persone obbligo di dimora rispettivamente a Montorio, nei Frentani e ad Apricena. 8 complessivamente gli indagati a vario titolo per estorsione e tentata estorsione in concorso, mentre è al vaglio la posizione di un minore. E questo è il bilancio dell'ultima operazione dei carabinieri di Campobasso e Larino denominata Distractor. Dopo lunghe indagini ed intercettazioni telefoniche scoperti furti di trattori ed altre macchine agricole da parte di malviventi che successivamente contattavano i proprietari dei mezzi chiedendo un riscatto dai 3.000 agli 8.000 euro per la restituzione degli stessi. Oggi a Larino una conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'operazione. Nella conferenza di oggi abbiamo illustrato i risultati di un'attività investigativa che ha avuto ad oggetto una serie di attività estorsive collegate al furto di mezzi agricoli nelle campagne, nelle aziende agricole del Basso Molise. L'importanza del messaggio che volevamo trasmettere ai cittadini è questo. Uno è triplice. Il primo aspetto importante da sottolineare è la gravità del fatto, perché si è trattato di una serie di estorsioni tentate e consumate che hanno riguardato anche alcune attività agricole, in particolare a un operatore che veniva da fuori, da Venafro, e doveva confezionare delle balle di fieno. È stato imposto il pagamento del pizzo di un euro per ogni balla di fieno. E quindi questo tentativo di condizionare l'attività economica del Basso Molise. L'altro fenomeno su cui volevamo richiamare l'attenzione è il fatto che in alcuni di questi soggetti coinvolti nell'indagine vengono dal Foggiano, e quindi questi collegamenti tra la malavita molisana e quella foggiana e tentativi di infiltrazione della malavita foggiana dell'Alto Tavoliere nel circondario, nel territorio della regione del Basso Molise. Ultimo aspetto è che non sempre c'è stata la collaborazione delle vittime, tant'è che alcune sono addirittura indagate per favoreggiamento, mentre la collaborazione delle vittime è assolutamente indispensabile per contrastare questi fenomeni, tant'è che attraverso i media vogliamo proprio mandare questo messaggio. Le forze dell'ordine sono al lavoro per contrastare questi fenomeni, lavorano alacremente, non trascurano nulla. Anche la magistratura è impegnata su questo fronte, però ci vuole assolutamente la collaborazione delle vittime del reato, che devono denunciare e non devono pagare, perché chi denuncia, chi non denuncia o chi paga in qualche modo contribuisce al diffondersi del fenomeno criminoso. Per cui veramente un appello a contrastare questo fenomeno anche attraverso le denunce all'autorità giudiziaria o